La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Tra il 1959 e il 1961, il Centro di Produzione RAI di Milano progetta e realizza tre nuovi studi alla Fiera Campionaria. In Corso Sempione si gira la prosa, il telegiornale. Manca uno studio con il pubblico. Il Varietà, che è il punto di forza della sede di Roma, con studi capaci di contenere centinaia di persone, approda a Milano. Così in fiera si parte con l'F3. Attenzione, personale F3 in studio. Studio di media grandezza, ma sfortunato per via della colonna centrale che crea non pochi problemi a scenografi e registi. Benvenuti alla Rischia Tutto. Poi l'F2, lo studio del quiz più famoso della TV dopo Lascia o Raddoppia, tra l'altro nato proprio qui in fiera. Lo studio contiene circa 80 posti per il pubblico. Poi l'F1, che tiene a battesimo i volti che diventeranno noti al grande pubblico degli anni a venire. Il Fiera 1 diventa la nuova casa del varietà della domenica pomeriggio, con paillette e lustrini, grande orchestra e corpo di ballo, sperimentando formule nuove e lanciando personaggi del cabaret non solo milanese. Il pubblico diventa parte integrante dello show, spesso stando al gioco dello strambo conduttore, non senza qualche perplessità, come in questa puntata che vede Paolo Villaggio al suo debutto. Cos'è questo? Grande importanza assume l'impianto scenico, che permette di passare da un quadro all'altro del programma in un attimo e senza pause e tagli di montaggio. L'F1, studio anomalo, stretto e lungo e basso rispetto alla media, obbliga scenografi, direttori della fotografia e registi a escogitare soluzioni alternative al solito set televisivo. La mancanza di tecnologia per gli effetti elettronici spinge all'uso di ottiche speciali, prese in prestito dal cinema. Verso la fine degli anni 60, nel programma Il buono e il cattivo con Cocchi e Renato, il pubblico viene spalmato sui due lati dello studio, consentendo di raccogliere gli ospiti tra il pubblico e lanciarli al centro della scena. È una piccola rivoluzione. Il Fiera 1 ha contribuito a rifornire per anni quella che una volta si chiamava la TV dei ragazzi. È la metà degli anni 70. Il regista Cino Tortorella riprende i titoli usando ancora i cartelli con i letraset, intarsiandoli in chiave con il mixer video. Tra tre anni arriverà il colore, la titolazione elettronica, spariranno le giraffe microfoniche e anche il caldo provocato dalle lampade gradualmente scenderà, grazie a telecamere molto più sensibili. E siamo agli anni 90. Con l'albero azzurro di Renzo Salvi, lo studio cambia prospettiva. La scalinata viene parzialmente esclusa ed ora in poi si scambierà la profondità per la larghezza. Oggi, il regista Paolo Beldì dirige un programma in diretta che solo 30 anni fa appariva come un fantascientifico sogno tecnologico.